Assessore, siamo qua in Galleria Mazzini per questo straordinario evento di Blue Gallery che secondo me è un fortissimo contributo al consolidamento di una cultura del mare nella nostra città. Com'è le sue prime impressioni? Ma direi molto bene, hanno aderito tanti giovani, questo è importantissimo, avete condotto benissimo con i giovani, con le aziende, soprattutto le istituzioni scolastiche, gli istituti di formazione come l'Accademia, l'Università, le aziende come Costa, quindi devo dire un evento che anche ha aperto gli occhi un po' magari a molti giovani che non conoscevano le professioni del mare e quali possono essere invece i contributi che potranno dare al futuro della nostra città in un luogo storico, perché la Galleria dei Genovesi, il Salotto dei Genovesi deve essere valorizzato e come assessore al patrimonio credo che sia importante unire mare e patrimonio da valorizzare entrambi. E anche storia, perché qui come ricordavamo in altri tempi passeggiavano Eugenio Montale e Camillo Sbarbaro, quindi voglio dire è un ritorno su un luogo della cultura genovese che è anche cultura del mare. Assolutamente, Montale, Sbarbaro, grandi poeti genovesi, grandi letterati, per non fare altri nomi come Sanguinetti stesso o che è stato uno dei più contemporanei, credo che questa rappresenta la storia dei genovesi da tantissimi anni, da sempre praticamente, che dà direttamente su Piazza De Ferrari, l'antica piazza San Domenico, che è una piazza anche fondamentale per l'economia della nostra città e quindi credo che questo si sposi bene con il presente e col futuro. E certo, questo vuol dire anche un po' uscire da un vizio che avevamo, che era quello dell'understatement. In fondo in una società della comunicazione, se non comunichi non esisti. Esatto, comunichiamo però con qualcosa di produttivo per la crescita, perché non abbiamo nulla da invidiare, e questo è importante dirlo, ad altre città come Milano, come Roma, perché Genova deve porsi, collocarsi di nuovo nel triangolo industriale italiano ed essere una delle città, perché no, più importanti in Europa dal punto di vista economico e marittimo. E con questo augurio noi la ringraziamo e ci complimentiamo. Grazie a voi tutti. Sono qui con l'amico Luca, presidente di Ianua, che è responsabile di questa iniziativa, il Blue Gallery, che mi pare stia partendo alla grande e sta funzionando egregiamente. Beh, speriamo di sì, è un'iniziativa nella quale ha fortemente creduto il Comune di Genova insieme alla Fondazione Carige, insieme a tanti sponsor e tante partnership che hanno reso possibile con un grande gioco di squadra far tornare ad essere Galleria Mazzini protagonista, un salotto cittadino aperto a queste tematiche del mare con l'occasione di coinvolgere non solo un pubblico di addetti ai lavori ma anche un pubblico di opinione che è un po' il marchio di fabbrica delle nostre iniziative. Beh, senti, a questo punto, come direbbe Manzoni, ti dico adelante Luca, visto che la cosa sta procedendo molto bene. Noi proviamo, da tanti anni come sai ci siamo spostati sul Monte Bianco per produrre il Forum di Cure Maggiore, il Comune ci ha fatto scendere dalle Alpi per tornare al mare, speriamo possa essere l'inizio di una collaborazione per far sì che questo appuntamento diventi un appuntamento protagonista nel panorama italiano dei temi della Blue Economy. Proseguiremo dagli Appennini alle Ande. Tentiamo. Ok, grazie. Grazie a voi.